Ospite di Francesca Fagnani nella trasmissione Belve, in onda sulla 7, Simona Ventura ripercorre i fasti delle sue edizioni dell'Isola dei Famosi, quando il reality era ancora in Rai e Eleni era la regina indiscussa. Sono trascorsi anni da quel momento e Supersimo confessa che, nonostante qualche scivolone, non tornerebbe indietro. L'isola è un prodotto che le è stato cucito addosso prima che il testimone fosse passato. Tornata a far parte del reality da concorrente anni dopo, rivela oggi che non nutre il desiderio nascosto di ripetere ciò che è già stato. Rifare un programma in quel modo, no. Il tempo è passato. Simona non si sottrae al paragone con Alessia Marcuzzi, la collega che ha preso il suo posto quando il reality è passato a Mediaset. Alessia ha vissuto, e vive ancora, paragoni continui con la donna che rese grande quel formato in Italia. Simona fa sapere di avere apprezzato il suo modo di muoversi sul palco e padroneggiare la scena, soprattutto a partire da una difficoltà oggettiva. La raccolta scomoda del testimone. È quello che è successo a lei per 4 anni. Non è facilissimo, sostiene in difesa di Alessia e quando la Famiani le chiede se la collega sia amata quanto lei, risponde. Non lo so se è amata come me, però ci ha provato. Non è facile arrivare, succederebbe anche a me se sostituissi una mia collega i cui programmi le sono stati cuciti addosso. Con il suo ritorno a Mediaset in grande stile, Simona sembrerebbe avere finalmente trovato una collocazione. Conduttrice di diversi format nuovi e di medio successo, si appresta a prendere in mano le redini della prima edizione di Temptation Island VIP, il reality che nasce da una costola del format estivo già tentato con successo su Canale 5 negli ultimi anni. Sarà l'avventura a condurre la prima stagione del reality che dovrebbe andare in onda a settembre per 4 puntate su Canale 5. C'è grosso fermento intorno al progetto nato dalla Fascino, società di produzione che appartiene a Maria De Filippi e che sembrerebbe avere puntato proprio su Simone, inserendola all'interno di una scuderia composta da cavalli di razza. Chi se ne frega?